Ragazzi, oggi vi porto un mio esempio personale di proprio oggi che sto eseguendo ora. Cioè, vale la pena utilizzare una programmazione diversa o addirittura un allenamento diverso da quelli programmati se non si ha tempo di allenarsi? Secondo me, vi do subito la risposta, sì. Oggi ho avuto molto da fare, sono arrivato tardissimo, devo fare un sacco di cose e ho veramente pochissimo per allenarmi e avrei una programmazione diversa da quella che farò. Perché ho scelto di fare lo stesso un po' a casaccio a livello di programmazione, ma che poi come stimolo a livello muscolare dovrei ritrovarmi. Sì, oggi dovrei fare la parte sopra, avrei un'oretta e mezzo, due di allenamento. Non riesco, ho 30-45 minuti. Piuttosto che saltare, perché so che domani non riuscirei poi ad avere i miei recuperi soliti, a gestirmi come dovrei, decido di creare una situazione abbastanza stimolante per l'ipertrofia anche con qualcosa di diverso dalla mia programmazione. Magari ne risentiranno le progressioni, ma insomma questa è la realtà, ragazzi. A volte la vita ti deve per forza mettere degli impicci intorno, ok? Mi sentite anche che parlo abbastanza di fretta, perché sono tutto di fretta. Quindi, invece di seguire la programmazione, e oggi non dovrei proprio allenarmi, perché se dovessi fare tutta quella roba lì con quei recuperi e quelle cose lì non ce la farei mai con i tempi proprio, non perché io sia stanco, non sia mai stanchi per allenarci, non ce la farei proprio, ragazzi. No, non c'è fisicamente, matematicamente il tempo. Quindi decido di cambiare un po', di alterare un po' la mia scheda di allenamento, di crearne una molto molto intensa con poco recupero e tanta fatica, almeno per portarmi a casa lo stimolo che avrei dovuto dare, perché altrimenti mi si scombina tutta la mia programmazione del tutto. È meglio scombinare un giorno solo in cui ci troviamo in difficoltà che scombinarne 800.000, ok? Quindi, secondo me, a volte conviene, soprattutto se avete un coach, perché da soli, se non siete esperti, non riuscite a crearvi delle schede al momento così da allenarvi lo stesso per bene. Ma se avete qualcuno che vi segue, assolutamente potete fargli, secondo me, presente, se è davvero un professionista, che non riuscite a insomma ad avere la vostra giornata classica di allenamento. Certo, se questo problema si ripropone sempre, allora dovete ricreare da zero il vostro programma di allenamento, perché si vede che la vostra vita ha avuto dei cambiamenti. Ma se una giornata capita, o potete riposarvi, va bene lo stesso, ma se non potete come me, perché poi mi si incasina tutto con le cose che ho da fare, perché altri giorni avrei anche meno tempo di farlo, potete tranquillamente utilizzare una giornata dando lo stesso stimolo muscolare, ma con dei trucchetti che ho già spiegato in alcuni video, cioè quelli dei jump set e dei recuperi brevi, delle tecniche di intensità, per comunque allenare il gruppo target. Io oggi la parte sopra, come dicevo, quindi farò la parte sopra, ma in maniera molto più intensa, ok? Con meno volume, ma veramente molto più intensa. Tecniche di intensità, drop set e casini vari. Ragazzi, questo è quanto. Secondo me il mio consiglio è molto utile, perché non deve capitare sempre questo problema. A me capiterà una volta ogni 6 mesi, però oggi è capitato e ho deciso di farci il video. E non penso accadrà nulla alla mia programmazione. Se non riesco a recuperare abbastanza, allora quando potrò prenderò un giorno in più di recupero, quando ne ho il tempo. Detto questo, ragazzi, spero di esservi stato utile. Provate a far così invece di saltare l'allenamento, che vi demotiva anche come cosa, vi abbatte. Createne uno molto più veloce, ma molto più intenso. Detto questo, ci vediamo alla prossima.